che devo ripartire con un quesito molto importante che vorrei porre al nostro Antonio Corbo, perché si parla di proprietà e De Laurentiis è, diciamo, costretto a dover scegliere se mantenere la proprietà sul Napoli o invece sul Bari, dal momento che il Bari è salito in Serie B. Ebbene, ci sono svariate... Ci sono svariate, adesso arriviamo. È l'esame magistri, quando si faccia il capo per vedere se ti devi mettere gli occhiali. Motivazioni economiche che spingeranno De Laurentiis a mantenere la proprietà del Napoli. E qua leggiamo proprio... No, sono i complimenti al figlio. Ci vediamo la scheda. Esatto, pieno. Complimenti ai tifosi che sempre numerosi ed entusiasti hanno seguito il Bari. No, sempre il Bari. Ah, sempre il Bari. Tutti quelli che hanno fatto questo per il viaggio. Programmatico. Programmatico. Poi dopo... E poi ancora, grande lavoro a Bari, complimenti a mio figlio Luigi, presidente, allo staff e alla squadra per questa promozione in Serie B. Dunque sì, congratulo, però è dura l'ex, se dell'ex dovrà scegliere. Entro due anni, 24. Il 2024 il Napoli deve decidere, De Laurentiis deve decidere non come presidente del Napoli ma come Phil Mauro, perché la società controllante di Napoli è Bari. Io oggi mi sono occupato di questa cosa e ho studiato, infatti, perché ho dovuto fare un servizio, un articolo per Repubblica Bari, tra l'altro redazione che io ho contribuito a fondare, e ho buoni motivi per dire che il Napoli rimarrà a De Laurentiis e alla Phil Mauro e non rimarrà il Bari. Il tweet dedicato a De Laurentiis Junior si spiega perché. Perché De Laurentiis, quando il 31 luglio del 2018 ha accettato di guidare il Bari che gli è stato regalato, gli è stato dato, diciamo così, in leasing dal sindaco De Caro, e c'erano 11 cordate, fu preferito De Laurentiis fuori di Napoli. Lui, all'insaputa di Luigi De Laurentiis, il figlio, accettò il Bari e poi gli impose di fare il presidente. Questo fatto creò un primo attrito che fu risolto dalla moglie della signora Jacqueline, e lui aveva poi questa specie di rimorso e debito, perché lui non ha smesso di vivere per un periodo a Miami. Adesso il Napoli quindi è orientato a cedere il Bari. Dico di più, c'è una cosa nuova rispetto, quando sento parlare dei fondi di investimento, c'è tutto un discorso. I fondi di investimento non vogliono il Napoli, ma vogliono la Phil Mauro, perché oggi, ho scoperto oggi in questo studio, la Phil Mauro ha i diritti per 400 film, alcuni realizzati da De Laurentiis, altri ha solo i diritti, e ha i diritti sui 7 anni di Maradona. Quindi in futuro tutto quello che si produrrà su Maradona bisogna passare a la Phil Mauro. In questo momento è molto più forte dello stesso Napoli, perché rappresenta un futuro che va bene per i fondi di investimento. Un bel bacino da concludo che i fondi di investimento hanno in questo momento 9 club e tentano di avere il decimo e l'undicesimo. Perché? Perché appena diventano 11 ribaltano in Lega i rapporti tra televisione e Lega Calcio, e quindi porteranno sulle piattaforme americane il calcio italiano. Domanda, ma quindi i fondi potrebbero comunque intervenire con una quota da decidere anche nella proprietà del Napoli, pur essendo interessati prioritariamente ai diritti, diciamo, cinematografici e televisivi? Ma come è successo con l'Atalanta, rappresentano un investimento per ulteriori manovre e ulteriori affari al di fuori del campionato italiano e dell'Italia. Certo, quindi loro è tutta una impressione, perché i fondi mirano a le fiction e lo sport soprattutto, e quindi è tutto in questa proiezione.